Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questa edizione video di Tele Italia. In Italia sono ormai 1700 i casi di contagio e i morti sono saliti a 41, oltre 600 i ricoverati, 83 i guariti. Un prete contagiato chiusa a Roma la chiesa di San Luigi dei Francesi. E intanto l'Unione Europea affronta l'emergenza. Per l'Italia più flessibilità sui conti. Il G7 prepara le armi contro la recessione. Mercoledì vertice dei ministri delle finanze europei. Zingaretti dice inizia strategia di reazione. Salvini serve piano da 50 miliardi. Intanto Confindustria dice piano Unione Europea da 3 miliardi per le infrastrutture. Salviamo così l'economia. E intanto arriva il nuovo decreto fatto proprio ieri domenica in Lombardia, chiuse scuole e palestre, riaprono musei e luoghi di culto. Fontana dice lauree a marzo, servono invece infermieri. Il decreto del 1 marzo del 2020 del governo contiene le disposizioni anche per tutto il territorio nazionale. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.